Un quadrato di pareti spesse racchiude la donna immobile, seduta, mentre respira con calma. Una luce di candela illumina il profilo della sua tonaca. La schiena è inarcata in avanti come una virgola, per colmare lo spazio che la divide dal povero tavolo di legno. Il movimento ritmico che compie con la mano ricorda un'onda che si muove infrangendosi dapprima con foga, poi con dolcezza. Le dita strette a pugno imprimono un colore scuro all'oceano di carta ingiallita. Devotamente e distrattamente accarezzando il foglio col dorso del palmo, disegna arabeschi con l'inchiostro che a volte le sporca la pelle. Il suo è e sarà diario scritto più con le lacrime che con l'inchiostro. Gesù la invitò ad avere solo lui come libro e a scrutare nel libro di se stessa. La candela che ha acceso di fronte a sé, ecco, si muove, sembra seguire le ondulazioni del vento, ricorda rumori cupi di alberi che urlano infreddoliti. Il fuoco è nero, è freddo, come le pareti della sua cella. La suora si è drizzata di colpo, come se l'avessero chiamata da lontano, come se un filo la tirasse forte dalla e alla vita. Ecco compare a lato un altarino in legno con in cima una croce, quasi un lontano ricordo di bambina, quando con legni e sassi e rami teneri costruiva omaggi a Gesù in croce. E osserva quella croce, sussurrando una litania fatta di parole. Sì, la sua voce è afona, ma lei è lieta di un gaudio così estremo che le tremano le gambe sotto la tunica rigida e il petto ansima aritmicamente. Il braccio tentenna prima di avvicinarsi al costato e la sua mano rimane sospesa in quello spazio immensamente piccolo che la divide dal regno ruvido, e le sembra quasi una mano del Cristo che si muova verso di lei e con lei, imprimere per imprimere ciò che si legge in noi. E in chi ci ascolta si deve leggere con sentimento di Dio. Non è tempo di badare a noi, né a quello che sta fuori di noi, ma a Dio solo. Veronica, ultima di sette sorelle, due delle quali morte in tenera età, nacque a Mercatello di Urbino il 27 dicembre del 1660. Fu battezzata col nome di Orsola. Quando si pensa che Dio sia lontano, allora è più vicino. Gesù bambino, lui così piccolino, mi insegnava la pratica di impicciolirmi. Sì, l'umiltà ci fa impicciolire. Gesù è venuto come di volo nei miei bracci. Siete tutto mio e io tutta tua. Siete Tutta, mia, tutta tua, siete tutto mio, io sono tutto tutta mio. tua. Io sono il vero fiore. Piante, servitemi di voce. Erbe, piante, Servitemi servitemi di voce. voce. Erbe, piante, Servitemi servitemi di voce. voce. Erbe, Uccidimi di piante, voce. servitemi di Erbe, voce. piante. Io, come io, non posso fare niente. Una formica mi getterebbe a terra. Ma stando ferma in Dio, sì, stando ferma in Dio, lui è vincitore. Per me, state tutti voi fiori d'erbe. Io non voglio altro fine che Gesù. Apriamo un po' gli occhi, diamo un'occhiata a Dio e vedremo chi è. Dio è pazzo e fa pazzi d'amore. Ego sum, qui sum. Quando si pensa che Dio sia lontano, Cuore diviso non va bene, in Dio va fermato. tutto ciò che vuole Dio, lo voglio io. Tutto ciò che vuole Maria, lo
Lo voglio io. Buono, buono, amici. Qui umiliasti me. Perché mi hai umiliato? Ho trovato l'amore, ditelo a tutte. L'amore si è lasciato trovare. La vera vita è quando si ama Dio e ci scordiamo di noi. La vera vita è quando si ama Dio e ci scordiamo di noi. Tutto ciò che vuole Dio lo voglio io. Lo voglio io. Tutto ciò che vuole Maria lo voglio io. Dio è pazzo e fa pazzie d'amore. Quando si pensa che Dio sia lontano, allora è più vicino. La vera vita è quando si ama Dio e ci scordiamo di noi. Io ho trovato l'amore. Ditelo a tutte, l'amore si è lasciato trovare. No, il cuore diviso non va bene. In Dio va fermato. In Dio va fermato. Quando si pensa che Dio sia lontano, allora è più vicino. Non vi è cosa più cara in questa vita che il patire. Non può tego volo. La vera vita è quando si ama Dio e ci scordiamo di noi. Sento, quando tu. Apriamo un po' gli occhi, diamo un'occhiata a Dio e poi vedremo chi è io. Ho trovato l'amore, ditelo a tutte, l'amore si è lasciato trovare. Quando si pensa che Dio sia lontano, allora è più vicino. Ma cuore diviso, allora guarda, cuore diviso non va bene. Dio è pazzo e fa pazzie l'amore. Dio è pazzo! Ah, l'amore, ditelo a tutte, l'amore si è lasciato trovare. La vera vita è quando si ama Dio e ci scordiamo di noi. Ego sum qui sum. Dotata di forte carica emotiva, di indole impulsiva e dominatrice, in casa la chiamavano Fuoco. Forte di grande creatività, comincia molto presto a dimostrarla costruendo altarini in ogni parte della casa. Spesso è irascibile e vuol fare a tutti i costi quello che le piace. Nel diario parla del mio naturale collerico. Tuttavia non è loquace e gioca spesso in silenzio, altresì dotata di senso dell'umorismo e sincerità. Anche io resto impazzita per tanto bene. Parmi che ragioni con me, come fa una creatura. Io ti voglio bene. Dammi qualche segno che mi vuoi bene anche tu. Io sono tutta tua e tu tutto mio. Io sono tutto mio. Sì. Lo piglierò, ed io sarò il cuor tuo. Era tutta lì, vestita bene, da domenica mattina, seduta sulle ginocchia in mezzo al verde prato, impegnata in una sua idea su cui ragionava da diversi minuti. Sempre presa da questo genere di cose, iniziò poi la costruzione del disegno del suo personale altarino, ma non era sicura di quale materiale usare. Quindi improvvisò. Le foglie non sono una buona base. Così diceva tra sé e sé, mentre cercava di scavare in una superficie dalla quale aveva appena soffiato via il fogliame. Poi avvenne che la terra le si era incastrata tra le unghie, assieme a tanti piccoli sassolini fastidiosi. Per questo decise di continuare con un bacchetto fino a raggiungere la profondità di pochi centimetri. Dopo un'attenta ricerca scelse un grosso sasso, più squadrato possibile come base. Sapeva che era pesante e che sarebbe stato meglio chiedere una mano, ma lei lo aveva già preso in grembo, avanzando a piedi larghi. Dopo averlo gettato grossolanamente nel sito apposito, lo sistemò per compattarlo il più possibile. Indi si mise a modellare il fango per renderlo meno tondeggiante. Così aggiunse attorno al sasso di base tanti piccoli bastoncini marroni che nel punto in cui erano spezzati presero una colorazione più gialla, ricordando i riflessi della sua corona. Ora le foglie ci stanno bene. Effettivamente le foglie sovrapposte ai bastoncini ci stavano veramente bene con i variopinti colori autunnali. E poi una colata di fango venne sparsa su tutti i gambi delle foglie e dal centro del sasso restò ancora visibile. L'arancione del mattone, sebbene si intonasse molto con i colori, non convinse del tutto la bambina, che a malincuore seguì la costruzione della sua torre, decidendo tutto.
Fatto sta che si fece ora di andare a casa. Come di rito, depose con cura il tronchetto di legno mezzo intagliato e fu allora che si sporcò del suo stesso sangue. Poi però pensò di ricoprirlo con altro fango che come colore si intonava un po' di più. Lasciò solo un buco libero ove infilò la croce fatta con due legnetti uniti da fili d'erba. Mi mancava la cosa più importante, la Madonnina. Per questo aveva portato con sé un arnese preso dal cassetto della cucina, avendo già prima selezionato un tronchetto da intagliare grossolanamente, giusto per darne un'idea antropomorfa. Infine le mise un cappuccio. Una volta, in occasione del compleanno del babbo, la mamma portò in tavola un vassoio tutto coperto. Mi chiamò per condividere con me il momento di sorpresa in famiglia. Vieni a vedere, Ursolina, dai, dai, vieni a vedere cosa ho preparato per la festa del babbo. Scoprendo in fretta e gioia il vassoio, uscì un dolce profumo di forno, zucchero, insomma un bel piatto di dolci pastarelle, gustose al palato, ma anche belle all'occhio. E subito scattai in punta di piedi, alzandomi da dietro il tavolo, osservando tutte quelle leccornie. Ma Ursula, vacci piano, non vorrai ora rovinare la sorpresa. Adesso le metto via e le mettiamo in un posto sicuro, in alto, e poi le tiriamo fuori dopo il pranzo. Dai, dai, che al babbo faremo una bella sorpresa. Non fare così. Insomma, vedo che non ti importa proprio niente del babbo. Guarda, Ursulina, guarda che te le do, te le do sulle dita, capito? Se ci riprovi te le do davvero, Alla terza volta, mamma ripose il vassoio in credenza in alto, in un posto dove di certo non potevo arrivare, lasciando la stanza stizzita. Restai per qualche secondo dietro il tavolo. Sorridevo, ero felice e mi venne subito in testa una bella trovata. Di scatto mi avvicinai verso quel posto proibito. Salii su una sedia e pericolosamente ripresi il profumato vassoio. Sì, ho trovato. Le spezzetterò, così non saranno presentabili. E poi le darò ai poveri del mio paese, chissà quanto saranno felici. Ecco, si avvicinano con titubanza e pudore alcune figure. Sono uomini e donne, poverelli del paese. Diverse le loro azioni e reazioni fra commozione ed incredulità. A volte sembrano piccioni affamati, a volte sorridono, silenziosi, con la luce negli occhi. Oh. Ehi, chi sei io? Per me c'è niente, gentile. Non me ne vede niente. Dan qualcosa. Ah, di buono le buono questo. Grazie. Buon'anima, cosa desideri? Cosa desideri? Anche col tuo silenzio mi chiedi qualcosa. A me qualcosa da mangiare, ti prego, per favore. Qualcosa da mangiare. Grazie. Sì, mi sono affacciata alla finestra. Avevo le scarpette nuove, regalatemi da pochi giorni. Ho visto in strada una poveretta, senza scarpe. Che pena. Allora, prima ancora di pensare, ho sfilato dal mio piede una scarpetta, e non so mica quale, e l'ho lanciata. Ma cosa me ne faccio di una scarpetta sola? Cosa me ne faccio? Allora in un attimo gli stavo per lanciare anche l'altra. Ma mi sono dovuta ritirare dalla finestra perché qualcuno mi stava rimproverando. Dopo molti anni,
Mentre facevo orazione, mi parve di vedere quella signora con una scarpettina in mano, tutta d'oro. Mi disse: il povero ero io. Il povero ero io. Orsolina, a 6 anni, sa che sua madre è molto malata. Entra nella sua camera e che vede? Sul letto giace il corpo di sua madre, completamente ricoperto, all'aspetto di un fagotto. Il lenzuolo molto aderente al viso, si intuiscono gocce di lacrime. Ella entra con fare spensierato, baldanzoso, alla sua bambola preferita tra le mani, l'appoggia sul letto vicino ai suoi piedi, capisce che c'è qualcosa di strano, ma mantiene ancora il sorriso, indugia anche sui piedi, le gambe del cadavere, comincia a batterci le manine. Notando la sinistra mancanza di reazione, rimane alle prime come trasognata. Ecco che in lei però avanza un panico incomprensibile, lo sente percorrere attraverso la schiena, dal basso verso l'alto, le arriva alla testa e le restituisce una vista annebbiata. Scopre infine la salma con un gesto netto, imprevedibile. Ne riconosce il volto amato. Silenzio. Un grido lamentoso, lungo e soffocato. Mamma. Fino a raggiungere una espressione vocale balbettante. Poi ricomincia lentamente a prendere coscienza tattile di quel corpo immobile. Sempre più affannosamente ci si butta sopra, abbracciandola con le gambe, si dimena e così va avanti. Dopodiché sembra trovare pace. Si accorge addirittura che una mano della mamma si è alzata in cerca della sua, semplicemente in cerca di una mano. E allora si stupisce, stringe con tenerezza il suo polso dorato. Esattamente in quel momento Orsolina diviene adulta. La bimba si alza lentamente, si avvicina con le mani a tastoni ai piedi del letto in cerca della bambola, senza mai distogliere lo sguardo da quel volto. Poggia il giocattolo sul petto della mamma e ricompone le braccia della donna sul caro giocattolo, quasi liturgicamente. Buon pomeriggio, padre. Perdonatemi. Benvenuta nella casa del Signore. Grazie, padre. Perdonatemi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen. Perdonatemi, ciao, padre. Ciao, bambina mia. Dimmi tutto, il Signore ti ascolta. Speriamo almeno Lui. Perdonatemi, padre, se ho peccato. Cosa può aver fatto una ragazzina così giovane? Ho infranto il quarto comandamento. Hai ucciso qualcuno? No, no, quello è il quinto. Ho disonorato mio padre. Giusto. In questo caso, peccato, vergogna, penitenza. 10 Ave o Maria. Mi sta bene, padre. Ma non è colpa mia. Mi costringe ad amare il prossimo. E questo è giustissimo. Ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma io non amo loro. Io amo Dio. Questo è bene. Ma sei ancora piccola. Bisogna ascoltare il proprio padre. Lui sa qual è il nostro bene. Io ci provo. Ma lui non capisce. Spesso non si capiscono le loro decisioni che vengono prese per noi. Ma più avanti scoprirai che sicuramente era giusto. Ma come può essere giusto? Tuo padre si preoccupa per te. Non sai ancora cosa significhi l'amore e i sentimenti. Figurati provarli per Dio. Ma io li provo, giuro, li provo già. Tu credi di saperlo, ma non vuol dire che tu lo sappia. Padre, ma lei non mi sta a sentire. Ho già sentito altri casi come questo. Sono sicuro che sia analogo. E sono certo che mi basta per sapere. Io voglio fare la comunione. Comunione? Oh, impossibile. Sei troppo piccola. Non puoi sapere cosa vuoi. Apriamo un poco gli occhi. Diamo un'occhiata a Dio e vedremo chi Egli è. Fa impazzire. Io lo sento, lo provo. Ma non ho modo di dichiararmi per manifestare le sue opere. Non è possibile che tu faccia la comunione. Sì, ma io sono pronta. Impossibile, mi spiace. Come diceva il Signore... Io voglio fare la comunione. Abbassa la voce, sei nella casa del Signore. Se non mi ascolterà lei, urlerò fino a farmi sentire direttamente da Lui. Non c'è bisogno, ti prego, abbassa no. la voce. Guarda che subirai una penitenza. Ecco, finalmente, penitenza. Patire. E non vi è cosa più cara in questa vita che il patire. E non vi è cosa più preziosa che la croce. E non vi è contento più grato, né allegrezza più vera che fare la volontà di Dio. E non vi è spasso e sollievo più dilettevole che cercare il patire. E in questo non bisogna che noi cerchiamo sentimento o gusto nel nostro spirito. Oh, Gesù, Giuseppe, Maria, Orsolina. Sì, padre. Orsolina, sei troppo piccola. Io? Va bene, ma abbassa la voce. Il patire. Ma sai almeno cos'è un cilicio, bambina? Sì, lo indosserò tutti i giorni. Orsolina, ma sei impazzita? Sì, per Dio. Una volta alla settimana. Due. Ma Orsolina... Due. Ma non di più. E ricorda che Dio ti osserva. Bambina mia, a te non serve penitenza. A te serve disciplina. Sì, lo so. E meno male. Ecco qua. Di questo ne avrei bisogno molto più. Questo mi aiuterà con la comunione? Beh, penso che potrebbe aiutare. Oh, la ringrazio, padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio. Circondata da ragazzi che non le davano respiro, le pressioni del padre per dare considerazione agli spasimanti proposti, le sorelle libere di amare il Signore e lei obbligata ad un amore così terreno, insostenibile. E quando anche casa diventi prigione, come unico riparo di pace, rimanevano solo le mura della chiesa e l'attenzione di un ascoltatore.